ancora collegati con il Palabanca, prima giornata del campionato di Serie A1 di fronte a Rebecchi Normeccanica Piacenza e Icos Crema. Il punteggio dice 2-0 per la formazione di Mazzanti, 25-20 il primo parziale, 28-26 il secondo. Filippo Varacca a fianco a me. Filippo, ma che fatica il secondo set. Sì, ci hanno fatto un po' soffrire le ragazze, però comunque ci sta, è la prima giornata e poi Crema ha giocato bene, devo dire la verità, soprattutto nella seconda fase del secondo parziale, e quindi si è andata in vantaggio, ai vantaggi giustamente, meritatamente, poi però Piacenza ha trovato il guizzo vincente per chiudere. E il primo punto di Piacenza è firmato da Manuela Leggeri. Una delle sue frasi caratteristiche è: io vado in palestra come quando avevo 15 anni, e qui si spiega il miracolo Leggeri. Sì, una delle chiavi probabilmente della sua lunga e formidabile carriera, che anche le ragazzine dovrebbero prendere da esempio. Il punto di Piacenza che torna in vantaggio, 2-1 allora per la Rebecchi Normeccanica. Vediamo come si dipanerà questo terzo set, se Piacenza sulle ali dell'entusiasmo chiuderà oppure Crema giocherà veramente la carta della disperazione, grande la della disperazione, grande attacco dal centro di Zuleta, due pari. Sì, buona questa set di Garcia Zuleta sul servizio di Daglia, 2-2. Ancora Saccomani al servizio, Nicolini, e attenzione, c'è il primo vantaggio dell'incontro per la formazione di Crema. Direi che forse un pochino basso qui il servizio di Radenkovic. Secondo te come mai Barbieri insiste su Saccomani? Ma direi basta che registrare e rivolgere il nastro e vedere quello che ha fatto, insomma, al posto di Stefania Okaka. E siamo al punto del tre pari. Un attimo per allacciare la scarpa di Carmen Turlea. Tra qualche istante poi commenteremo anche i numeri del secondo parziale, numeri particolarmente significativi. Possiamo immaginare numeri tendenzialmente molto molto equilibrati. Intanto vediamo questo attacco con Piacenza che segna il punto numero 4 andando in vantaggio 4-3. Brava qui Radenkovic, non ha paura contro il muro di Zuleta con questo tocco per il nuovo vantaggio piacentino. E dunque il servizio di Turlea è out per il 4 pari, e attenzione, un dato significativo, Crema nel secondo set ha attaccato meglio di Piacenza, 44-40. Direi proprio di sì. Poi comunque molto bene Carmen Turlea, soprattutto Lucia Bosetti con un 64% in attacco, le due giocatrici cardine per quanto riguarda questo fondamentale nel secondo set. Rigioca ancora Piacenza, Saccomani dalla seconda linea a bersaglio, Crema avanti 5-4. Saccomani che dopo il 50% di positività nel secondo set in attacco sembra sulla scia positiva continuare a dare fastidio alla metà campo di Davide Mazzanti. Zuleta, Bosetti, Radenkovic, Nicolini, la zampata, 5 pari. Non ci arriva benissimo su questa palla Laura Nicolini, che però trova il tocco giusto per cogliere impreparata la difesa di Crema. Secolo radente la sua battuta e poi pallonata in faccia a Sanson da parte di Paolini, ovviamente il tutto involontario, 6-5. Paolini positiva dopo un 62% nel secondo set, anche nel terzo sembra partire bene per l'Icos. Mazzucova, Secolo, Sansonna, Bosetti, non buca, rigioca ancora Crema che va al doppio vantaggio, attenzione, 7-5 con Letonen. Ottimo questo colpo di Ricca Letonen, questa parallela
Carmen Turlea è sotto, Manuele Secolo non ci arriva, Crema trova il più 2. Mazzucova al servizio. Secolo, Radenkovic, in allungo Bosetti, non chiude Secolo dall'altra parte. Dalia Letonen, punto di Crema 8-5. Enrica Letone trova due attacchi importanti per la formazione di Barbieri per dare il primo vantaggio significativo della partita a Crema, 8-5. Piacenza deve cercare di reagire subito. Piacenza che si è un po' stabilizzata, Crema invece è in forte crescita, direi. Lo dice la sostanza, lo dicono anche i numeri. Crema direi sì, sulla scia positiva del secondo set sta continuando a mostrare una buona pallavolo. Qui forse Radenkovic qualche servizio non perfetto per le proprie compagne, però la Rebecchi di Norma Meccanica deve avere pazienza perché il set è lunghissimo, c'è tutto il tempo per ricucire questo breve svantaggio. E allora si riparte con Piacenza che deve recuperare tre punti. Intanto vediamo indicazioni di coach Mazzanti a Nicolini. Mazzanti indicato come il successore di Barbolini sulla panchina della nazionale. Noi vogliamo bene a Davide, glielo auguriamo nella speranza che poi possa comunque rimanere il più a lungo possibile a Piacenza. Sì, sicuramente sarebbe un riconoscimento per lui, però sì, i tifosi piacentini lo vogliono vedere saldamente sulla panchina, dare indicazione alle proprie ragazze per tutta la stagione. Mazzucova al servizio, si gioca per Bosetti, grandissimo. Questa è la specialità della casa, direi. Grande attacco di Lucia, perché il pallone servito da Radenkovic non era perfetto, ma lo lavora benissimo. E qui Saccomani prima e Paris poi non ci arrivano. Nicolini mette la mano santa, Secolo, e si rigioca. Mazzucova, il muro di Piacenza, rigioca Letonen, ancora Piacenza con il muro che però non chiude il punto. Mazzucova può solo appoggiare. Bosetti, c'è Secolo dall'altra parte, in spinta Turlea. Mazzucova, Secolo, Radenkovic, Turlea, e setto 8-7. Dopo un paio di servizi non perfetti, Radenkovic è brava a trovare questa alzata in bagger dietro per Carmen Turlea. Un punto fondamentale, quello del meno uno, per non far scappare Crema. Nicolini al servizio. Paolini, ancora il gran recupero di Nicolini. Rigioca Piacenza con Radenkovic, Bosetti. Cos'è successo? È una famosa zona di conflitto. Poi sì, una dormita. È la famosa dormita, direi, che spesso succede. Vado io, vai tu, nessuno va, la palla cade. Però brave, direi, soprattutto le centrali piacentine in questo scambio. Laura Nicolini prima, Emanuele Leggero e poi a coprire bene a muro. Il punto che dà la parità. Nicolini. Crema fatica a impostare. Leggeri, Bosetti, ancora grandi difficoltà per Crema, Radenkovic, Leggeri, Turlea, e andiamo con questo diagonale al veleno 9-8. Carmen Turlea continua a martellare Crema, 9 punti per Mossette, 7 nel secondo, e anche qui un aiuto fondamentale per ridare il nuovo vantaggio a Piacenza. E Barbieri chiama time out, parziale aperto per Piacenza 4-0, 5-8, 9-8. Insomma, la reazione c'è stata. Sì, Crema forse pensava di poter fuggire in modo più agevole in questo set, però Piacenza è stata bravissima a ricucire subito lo strappo per non doversi poi trascinare questi punti
per tutto il set, meglio ricucirli ora e poi cercare di mantenere la testa avanti nel set. Rivediamo intanto alcuni highlights, ne approfittiamo per dare un colpo di evidenziatore sulla prova e sulla carriera di una giocatrice importante, importantissima come Stefania Sanson, autrice fino a questo momento, a mio modo di vedere, di una prova davvero eccellente. Sì, Stefania Sanson non la scopriamo certo oggi, lei che così bene ha fatto a Novara nelle ultime stagioni, una giocatrice che si fa sentire in campo non solo dal punto di vista tecnico ma anche da, credo, dal punto di vista morale e psicologico, da molta carica in campo, una giocatrice che mi piace molto. Oggi veramente molto bene fino a questo momento. Nicolini al servizio, è out, 9 pari. Lehtonen. Radenkovic è ancora leggeri per il nuovo vantaggio Piacenza, 10-9. Buona questo servizio di Radenkovic, questa sette che Emanuele Leggeri, quando chiamata in causa, difficilmente sbaglia. Radenkovic. E out il pallone di Paolini, 11-9. Bene così, se anche Crema comincia a sbagliare qualche pallone, la strada potrebbe essere in discesa per Piacenza. Ora time out chiamato a Leo Barbieri. Secondo time out chiamato nel giro di pochi istanti. Barbieri non si fida, cerca di rompere il ritmo di Piacenza. D'altronde in questa fase Crema si gioca il tutto per tutto. Direi proprio di sì, per Crema questo forse è il momento chiave della partita. O ritornare adesso a ricucire lo strappo, oppure il risultato sappiamo da che parte potrebbe andare. Ovviamente non vogliamo buffare, ma infatti mi sono limitato. Sulla coda della classifica chi è che rischia di più secondo te? Per quanto possiamo poter intuire dai vari roster, visto che bisognerà aspettare almeno qualche partita per avere le idee chiare. Ma non me ne vorranno i tifosi, però credo che forse Bologna potrebbe essere la squadra sulla carta meno attrezzata per mantenere, diciamo, la categoria in questa stagione, che lotterà, insomma, probabilmente con altre squadre. Potrebbe essere Conegliano, anche se ieri comunque ha giocato bene a Urbino, però forse dovessi dire un nome, e Bologna. Il gran pallonetto di Bosetti, 12-9, Piacenza allunga, ricordiamo eravamo 8-5 per Crema, quindi il parziale dice 7-1 per Piacenza. Radenkovic. Non chiude leggeri, ma Crema riesce soltanto a buttare dall'altra parte il pallone ed è facile per Turlea, 13-9. Una vera macchina Carmen Turlea quest'oggi. Crema un po' addormentata in questo scambio, Piacenza la punisce, 4 punti di vantaggio. Siamo 8-1, d'accordo alla reazione di Piacenza, ma Crema dov'è finita? Sì, Crema in effetti l'abbiamo elogiata forse troppo. Infatti, e tra fine secondo set e inizio terzo, e ora in un'evidente fase di calo, però merito anche comunque della squadra di Mazzanti che forse ha cambiato marcia. Al servizio ora Radenkovic. Palla che accarezza il nastro, palla dall'altra parte, Saccomani. Turlea dall'altra parte. Ancora Dalia, Lehtonen dalla seconda linea, Sanson e poi non riesce a tenere. Buon attacco questo di Ricca Lehtonen da zona 6. Prova Stefania Sanson a tenere, ma l'attacco era forte e il libero non riesce a tenere. Ora Paolini in battuta. Radenkovic, Bosetti a bersaglio, 14-10.
servizio dietro di Radenkovic per Bosetti, che trova il varco giusto tra il muro e la difesa di Daglia, non ci arriva. Ancora Bosetti al servizio. Daglia si gioca per Zuleta, gran muro di Secolo. Sì, super muro di Emanuela Secolo, che segue bene Zuleta, le piazza questo muro bellissimo per i più 5 di Piacenza. Insomma, sembriamo ritornati all'inizio di gara, quando Piacenza dominava. Sì, direi di sì. Ora Piacenza sembra avere trovato la giusta tranquillità e meno imprecisione rispetto alla fase finale del secondo set, e ora Piacenza sta giocando veramente bene. E questo muro va fuori di pochissimo. Mazzucova il muro, porta Crema a 11. Rivediamo. Dalia al servizio, Sansonna, Turlea, ribatte Saccomani, ancora Turlea, stavolta piazza, 16-11. Tutti i colpi ci ha fatto vedere oggi, dalle palle felpate agli attacchi potenti, al pallonetto millimetrico dietro al muro, insomma una giocatrice che non scopriamo oggi. E il parziale dice 11-4 per Piacenza. Ti faccio una domanda un po' poco convenzionale: è finita questa partita? Ma insomma, dire che è finita sarebbe sbagliato in confronti di una squadra come Crema, comunque ha dimostrato nel secondo set di poter dire di farsi che vedere in maniera positiva fino alla fine. Ora chiaramente il vantaggio è cospicuo per la squadra di Mazzanti, bisogna mantenere la calma, mantenere la giusta concentrazione per non fare tornare Crema in partita. 16-11 allora, Mazzanti insiste sulle 7 di inizio gara, direi che tutto sommato c'è una sufficienza abbondante per tutte le nostre giocatrici. Sì, fino a questo momento direi proprio di sì. Tutte le giocatrici in un momento o nell'altro si sono rivelate fondamentali per questo momentaneo vantaggio. E torniamo in cronaca diretta con la battuta di Leggeri. Spinge poi Zuleta, Piacenza c'è con Bosetti, dall'altra parte Turlea, 17-11. Ancora una volta Turlea non si ferma. Fine partita, credo che sarà proprio la top scorer dell'incontro, perché sta fuori una prestazione maiuscola. 17-11 allora per Piacenza, che sembra essersi lasciata il peggio alle spalle. E c'è l'ace, 18-11. Crema si lamenta, vediamo dal replay. È riga piena, dunque. Sì, tocca la riga. Il grande ace di Leggeri, 18-11. Mazzucova. Bosetti. E ancora punto di Piacenza, che prende il largo. Sì, ora Crema è calata in modo evidente, anche queste imprecisioni si arrivano dal palleggio, difficile per la squadra di Barbieri poter ricucire questo svantaggio. Crema che è letteralmente crollata. Leggeri. È out, respira Crema, ma le distanze rimangono rassicuranti per Piacenza. E Turlea ancora a bersaglio, 20-12. Potrebbero veramente sognarsela di notte Carmen Turlea, la formazione di Crema, perché sta attaccando da ogni posizione, il risultato è sempre lo stesso. Si lotta a rete Sansonna, poi come può in un stile tennistico
Nicolini e poi il Muro 21-12. La grande ex di giornata, Manuela Secolo. Che muro, che piazza su Matuscova. No, insomma, una specie di volée tennistica quella di Nicolini, insomma, anche questo fa alla fine. Anche questi colpi, sì, serve tutto, insomma, per portare a casa i tre punti. Siamo 21-12. Mazzucova tocca Piacenza, che può rigiocare con Radenkovic. Secolo il pallonetto. Zuleta, ancora Mazzucova, c'è Radenkovic. Sansonna, Turlea e 22-12. Attacca palloni anche non canonici come questi, non so, abbiamo finito gli aggettivi. Fantastico, ormai tutto quello che tocca si trasforma in oro, insomma, veramente super Carmen. Ed è proprio Carmen al servizio, gioca Dalia Lettonen, rigioca ancora Crema con Mazzucova. Ancora Lettonen, Turlea, Bosetti, il punto è di Crema. Sì, qui Zuleta segue bene Lucia Bosetti, che attacca la seconda linea zona 6, mette bene le mani, la palla va giù, però il vantaggio è veramente ampio per Piacenza, per rimanere tranquilli. Zuleta. Turlea, e anche questo è un gran punto, 23-13, possiamo ormai andare in fase di commento, sì, ormai la scaramanzia sì, la lasciamo da parte, 23-13, insomma, Piacenza ha dato una immensa dimostrazione di forza proprio nel momento più difficile, un secondo set vinto per i capelli e poi c'è stata questa zampata di Crema che poi si è rivelata il canto del cigno. Andiamo a vivere insieme il match point, il primo di 11 match point per Piacenza, con Dalia che imposta per Mazzucova. Rigioca la Icos con Paolini, attenzione, palla per Piacenza, Bosetti. E finisce qui 25-13, finisce 3-0 per la Rebecchi Nord Meccanica, i primi punti del campionato per una vittoria non scontata e comunque strameritata, Filippo. Direi proprio di sì, ottima Rebecchi Nord Meccanica in questa partita, super Carmen Turlea. Crema ha provato a rimanere in partita nel secondo set, trovando quella reazione d'orgoglio nella seconda parte di frazione, però direi che tutto sommato la superiorità tecnica della Rebecchi Nord Meccanica alla fine si è fatta vedere, soprattutto nel terzo set, letteralmente dominato. Crema comunque merita tanti elogi, le ha veramente provate tutte, ha dato filo da torcere soprattutto nel secondo set alla formazione di Leonardo Barbieri. Si vede che Piacenza è ancora ben lontana dal suo top, e guai se fosse al top oggi. Piacenza che è stata apprezzabile soprattutto nell'arte di arrangiarsi nei momenti difficili, è veramente emerso il gran cuore e la grande tecnica, mi riferisco alla coda del terzo set e poi anche all'inizio, alla coda del secondo e all'inizio del terzo. Direi proprio di sì, anche quei palloni diciamo un po' sporchi, gli scambi lunghi, la Rebecchi Nord Meccanica ha avuto la pazienza di giocarli fino alla fine, con anche le sue giocatrici più esperte come magari Secolo o Manuela Leggeri, che nei momenti chiave non hanno fallito. Però direi che oggi un plauso soprattutto lo merita Carmen Turlea, perché è una prestazione monster. Ecco, e le giocatrici vanno a salutare i Pink Wolf, e adesso Rebecchi Nord Meccanica con la valigia, mercoledì a Lutsk in Ucraina per l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa CEV e poi domenica a Pesaro, insomma, come si dice dalle nostre parti, attacchiamo la ruba. Sì, dopo due mesi insomma di preparazione ora inizia la fase difficile, partite ravvicinate, però insomma si sapeva da tempo che sarebbe stato così,
Però bene, insomma, iniziare in questo modo può dare una grande iniezione di fiducia anche per i prossimi impegni, già da quello di mercoledì in Coppa Cevi in Ucraina e poi quello di Pesaro domenica prossima. E poi non c'è niente di meglio che giocare per trovare la miglior forma, insomma. Assolutamente sì, come giustamente hai detto tu, essere già in straforma alla prima giornata non sarebbe normale. E meglio comunque arrivarci poco per volta, anche se comunque già oggi Piacenza ha fatto capire di essere in un buon momento e già in un buono stato di forma. Insomma, è troppo facile premiare Carmen Turlea come migliore giocatrice e la palma di migliore, io la mia personale, la assegno a Danica Radenkovic, debuttante, grandi responsabilità gestite con polso da veterana. Brava Danica. Sì, molto brava Danica Radenkovic. Tranquillità, spregiudicatezza, caratteristiche importanti per una giocatrice che si appresta a vivere le prime esperienze in Italia. Favorita sicuramente all'inizio da una ottima ricezione, Radenkovic ha potuto gestire al meglio questa parte.